Osservatori in Erba, ciao a tutti, lo avete visto, siamo con i nostri nuovi arrivi in fattoria. Allora, ve li presento subito. Allora, alla mia destra, alla vostra sinistra, abbiamo Mario, già chiamato Marietto per chiaramente per le sue dimensioni, lo avete visto. Lei invece, vieni qua Mario, no, vieni qua. Mario è molto curioso. Allora, abbiamo Mario che è un maschietto e Speranza che è una femminuccia. Abbiamo voluto fare questa esperienza con una bellissima coppia. Allora, che cosa sono Speranza e Marietto? Sono sostanzialmente due miniature horse. Sostanzialmente è una razza di equina e sono praticamente dei veri e propri cavalli in miniatura. Allora, perché abbiamo deciso di prendere dei miniature horse? Allora, molti di voi lo sapranno, mi sono iscritto anche a vari gruppi. Avevamo inizialmente pensato a delle caprette, però tanti ci dicevano: attenti, le caprette che rompono, spaccano, non vanno bene per i bambini. Quindi nella nostra logica, perché lo sapete, in avicoltura ci siamo sempre indirizzati, vieni qua Speranza, ci siamo sempre indirizzati su razze e avicole docili, insomma, che si potesse, con i quali si potesse stabilire un buon rapporto, anche con, nella scelta di questi animali abbiamo voluto scegliere degli animali che fossero docili, quindi volevamo avere la sicurezza di poter avere degli animali che potessero ben sposarsi con la nostra esigenza. Noi abbiamo, io e Simone abbiamo bambini piccoli, quindi per noi era indispensabile trovare degli animali che fossero estremamente docili. Nelle nostre ricerche abbiamo trovato questa razza di animali che noi avevamo conosciuto. Chi ci segue lo sa, siamo stati un paio di anni fa a Fiera a Cavalli, li avevamo visti. Quel giorno mia figlia mi chiese se gli compravo un cavallo di questo tipo. Io quasi sovrapensiero gli dissi sì, te lo prometto, e quindi mi sono ricordato di questa cosa, e quindi da qua è nata l'idea proprio di spostarci su questo tipo di animali. Sono dei mini cavalli, sono. Vieni. Vieni Cianci. Cavalli. Vieni qua. Sono i vostri nuovi cavallini. Lo sapevo, aspetta, prima ti deve conoscere, devi presentarti. Abbiamo voluto questi animali in miniatura perché insomma, sappiamo che gestire nuovi animali è... Non ho niente in tasca, Mario, sono dei giocherelloni. Allora niente, quello che vi volevo dire è che insomma l'approccio con nuove razze, nuovi animali è sempre una cosa che bisogna fare nel rispetto intanto degli animali che si vanno a scegliere, e la nostra paura era quella di indirizzarci su degli animali che poi non avremmo riuscito. Mario, insomma, mi fate fare sto video che vi voglio presentare. Sto dicendo che siete bravi, eh? Dai. Ci siamo prima soprattutto preoccupati che loro potessero avere tutto quello di cui avevano bisogno e che noi potessimo garantirlo loro. E quindi, ecco, abbiamo scelto loro, insomma, che sono in tutto e per tutto dei cavalli. Adesso noi siamo alla nostra prima esperienza, quindi tante cose non le sappiamo, ne dobbiamo ancora imparare, ma insomma le impareremo insieme a loro. Se consideriamo che 7 anni fa abbiamo comprato le nostre prime due galline e non sapevamo
nulla di loro, adesso insomma cominciare con ricominciare una nuova avventura con questi animali, insomma, se con le galline siamo arrivati fin dove siamo arrivati, insomma, vuol dire che anche questa esperienza comunque ci porterà da qualche parte. Intanto abbiamo riscoperto l'utilità dell'erba sostanzialmente, perché è la nostra prima volta con degli erbivori, perché le galline mangiano sì erba, ma mangiano tendenzialmente di tutto, sono onnivore. Altra novità della fattoria è che sono arrivati i primi nati di quest'anno, 28 dicembre 2020, ecco che il 29 di marzo 2021 i nostri animali si trovano qui in fattoria insieme ai loro genitori sostanzialmente. Le prime nascite, quindi non ci sono ancora tutti, e qui sostanzialmente sono i primi animali che dovrebbero essere stati per voi disponibili. Adesso vediamo, Covid permettendo, se riusciremo a farvi avere questi bellissimi animali che sono qua, che aspettano solo ed esclusivamente voi. Un altro dei lavori fatti in fattoria è stato quello di completare, di installare tutti i nidi di deposizione all'interno dei nostri box. Sono diventati completamente finiti e perfetti. Le galline non vedevano l'ora e utilizzano ormai tutte il nido, e poi vi spiegheremo anche perché abbiamo utilizzato in un altro video questo tipo di nido di deposizione. Altro lavoro importante che abbiamo fatto è stato quello di fare la gettata per il nostro futuro silos, dove andremo a stoccare il mangime, quindi anche abbiamo fatto anche lavori di muratura, sappiamo far tutto, ormai abbiamo imparato a fare tutto. Allora, una cosa di cui vi volevo parlare è il nostro progetto sulla Oliver Egger. Abbiamo pubblicato un video l'anno scorso e nel quale parlavamo del nostro progetto di riuscire ad ottenere delle Oliver Egger F2. Chiaramente il percorso ha bisogno di mesi, però ecco, giustamente sono passati un bel po' di mesi dal nostro video, ho visto che cominciate a chiederci questa cosa. Vi dico già che abbiamo avuto dei problemi con le araucane, li abbiamo da un bel po' di tempo, però siamo riusciti ad avere questa femminuccia di araucana. Quindi non appena questa comincerà a deporre le uova, faremo anche qui un video dedicato dove vi parleremo specificatamente di questo nostro progetto che giustamente avevamo cominciato. Voi giustamente ci state chiedendo come siamo messi che aspettiamo lei che cominci a deporre, perché il gallo di Maras già lo abbiamo, quindi anche qui stiamo progredendo con i nostri progetti ai ritmi della natura, che sono questi e li accettiamo e va benissimo. Un'altra cosa di cui non vi avevamo mai parlato dall'arrivo nella nuova fattoria è che all'interno di Canal di Cuori abbiamo trovato anche un bellissimo posto dove alloggiare le nostre api. Quindi adesso quest'anno stiamo lavorando ad un ampliamento del nostro apiario. Sono in previsione in arrivo 10 nuove arni con 10 nuovi nuclei. Quindi insomma abbiamo intenzione anche di investire e crescere in questo settore particolare, e abbiamo scelto, come potete vedere, questa bellissima location. Siamo all'interno di Canal dei Cuori, siamo ad un chilometro dalla nostra fattoria, ma siamo in un ambiente ideale, ve ne parlerò in un video. Quindi anche apicoltura non ci siamo dimenticati, siamo sempre apicoltori, c'è anche da parlare delle api in futuro. Chiudo, intanto vi faccio gli auguri di buona Pasquetta, di buona Pasqua, spero che abbiate passato bene le feste, anche se il periodo
è stato questo. E noi niente, vi diciamo che faremo, uscirà un video nel quale vi parleremo unicamente dell'esperienza che abbiamo vissuto in questi primi giorni insieme ai nostri nuovi amici cavallini, e poi se ci volete dare dei consigli, noi siamo completamente neofiti. Vedete che loro vanno ben d'accordo, anche se il maschio abbiamo capito che ha solo una cosa in mente, quindi forse sarebbero state meglio due cavalline, però insomma vi parleremo più avanti delle cose che stiamo imparando, dell'esperienza che stiamo avendo. Allora, augurandovi nuovamente buone feste, io, Mario e la buona Speranza vi salutiamo e vi rimandiamo ad un nuovo video che vi parlerà di avicoltura e della nostra fattoria, e con il nostro Mario e con la nostra amica Speranza. Quindi ci vediamo presto, ciao a tutti, auguri ancora ragazzi!